sentite, mi sentite? Ciao. Datemi un feedback se mi sentite, se si sente l'audio. Ciao. Aspettiamo qualche minuto. Oggi mi sono messa in modalità supereroe. Ciao. Ciao Anna! Si sente tutto? Sì, mi sentite? Perché non so... Sì, perfetto. Ciao Eli! Allora, ciao, ciao a tutti! Ciao Cilla! Volevo... Intanto aspettiamo qualche minuto. In attesa che tutti si connettano, vi volevo dire intanto un paio di cose perché mi è stato chiesto e la pratica dello yoga è per tutti, sì, e soprattutto è importante una cosa. E non forzare nulla, non vogliamo farci male mai, ma soprattutto in questo periodo. E quindi quello che lo yoga ci vuole insegnare è ascoltare il corpo. Quindi qualsiasi posizione variante, prova a non forzare nulla, io ti darò delle, vi darò delle alternative. E semplicemente nulla, ascoltate il vostro corpo e fate ciò che vi sentite pronti di fare oggi. Aspettiamo anche Sissi, è arrivata. Sere anche, allora dai, non manca molto, aspettiamo un altro paio di minuti. Ok, quanti siete? Allora, mettetevi comodi, prendete il vostro spazio, iniziate solo ad accorgervi di dove vi trovate ed iniziare ad entrare un po' nella pratica, quindi iniziamo in Sukhasana. Siamo seduti con le ginocchia incrociate. Iniziamo ad appoggiare le mani sulle ginocchia. E chiudiamo gli occhi per qualche istante. Questi primi attimi, questi primi istanti ci aiutano ad entrare, ad iniziare a prendere contatto con il momento presente. Chiudi gli occhi e semplicemente osserva il tuo corpo, prova a sentirlo, prova a fare ancora dei piccoli movimenti con i glutei per accomodarti meglio nella posizione. Se hai bisogno, muovi ancora un po' la testa da una parte all'altra, fai delle circonduzioni. Manda bene in basso le spalle. Inizia a sentire i piedi, le gambe, i glutei bene in appoggio a terra. Inizia a sentire quindi il radicamento a terra e poi inizia a svilupparti verso l'alto, a crescere. Quindi immagina di creare spazio tra le vertebre, mandare il centro della testa sempre più verso l'alto, manda in basso le spalle.
ancora gli occhi, prova a non lasciarti guidare dalla vista in questo momento, ma a lasciarti guidare dai tuoi sensi, da quello che riesci a percepire. E piano piano inizi anche a accorgerti di qualche differenza nel lato destro e sinistro del corpo. Molto spesso cerchiamo la perfezione e la simmetria quando in realtà non c'è. Non siamo simmetrici, neanche noi. E quindi prova ad accorgerti di queste piccole differenze, forse appoggerai più una parte del corpo piuttosto che un'altra. E poi inizia a modificare il respiro, iniziando a renderlo un pochino più profondo. Respira solamente dal naso e per qualche respiro semplicemente rendilo più profondo, lo portalo nella parte alta del petto. Prova a non sollevare le spalle, ma a rimanere con le spalle basse e ad espandere il torace nelle altre direzioni, quindi in avanti, indietro, ai lati. E prova a svuotare completamente l'addome ogni volta che espiri, risucchiando un bilico all'interno. E per qualche istante accorgiti semplicemente del percorso che l'aria fa nel tuo corpo. Dal basso verso l'alto in inspirazione e dall'alto verso il basso in espirazione. E poi inizia a rendere il respiro ritmico e quindi conta fino a 4 inspirando e fino a 4 espirando. Contatto, aver stabilito la ritmicità del tuo respiro. Se vuoi, se la pratica non è troppo intensa, puoi inserire un'apnea della stessa durata, quindi sempre di 4 secondi, 4 tempi, alla fine dell'inspirazione e alla fine dell'espirazione. E quindi inspireremo per 4, tratteniamo per 4, espiriamo per 4 e tratteniamo per 4. Prova a farlo per qualche ciclo respiratorio, iniziando a modificare il tuo respiro, quindi agendo sul respiro. Poi se le hai inserite, elimina le apnee e piano piano riporta il tuo respiro alla normalità. Mantieni ancora gli occhi chiusi e prenditi un attimo per formulare l'intenzione che guiderà la pratica di oggi. Prova a formularla con una sola parola, con una frase formulata in modo positivo. Prova a tenerla a mente per qualche istante o anche a visualizzarla davanti a te se può aiutarti. E poi inspira, porta sulle braccia oltre la testa, apri gli occhi ed espirando lascia scendere le mani al cuore. E poi inizia ad andare in avanti, a camminare in avanti con il busto. Prova a portare il mento verso il petto, senza scendere eccessivamente. E con la prossima espirazione cammina verso destra con le mani, rimanendo ancora bene ancorato a terra con i dischi, con i glutei, quindi prova a non sollevarti. Espira, inizia a svegliare il tuo corpo. E con la prossima inspirazione mantieni i polpastrelli della mano destra a terra, ed espirando apri il braccio sinistro verso l'alto e guarda verso l'alto. Separa bene le spalle dalle orecchie
Prova a portare la spalla sinistra indietro, come se volessi aprire. E poi riporta il polso sinistro all'esterno del ginocchio destro. Inspira, vieni su con il busto ed espirando entra in torsione verso destra. Resta nella posizione. Aiutati anche con la mano sinistra ad afferrare il ginocchio se hai bisogno. Respira. Cresci con il centro della testa verso l'alto. E forse con l'espirazione intensifica un pochino la torsione. E poi vado a portare, inspirando, le braccia oltre la testa. Ed espirando vado ad appoggiare entrambe le mani dietro la nuca. I gomiti sono verso l'alto. Inizio a portare il petto verso l'alto, provando a chiudere le costole. Quindi provo a non abbandonare completamente l'addome, ma lo tengo attivo, un tratto. Continuo sempre a sentire gli ischi ben ancorati a terra. I gomiti che vogliono andare verso l'alto. Respira, non andare in apnea. E poi riporto le mani al cuore. Cambio l'intreccio delle gambe, quindi nel mio caso porto la gamba destra in avanti, la gamba sinistra indietro. Inspiro, vengo su con le braccia ed espirando scendo in avanti e allungo le mani davanti a me. Anche qui non cercare di scendere ancora, non c'è bisogno. Arriva dove puoi arrivare. E poi con la prossima ispirazione cammina con le mani verso sinistra, mantenendo gli ischi bene in appoggio a terra. E con la prossima ispirazione mantieni la mano sinistra, i polpastrelli della mano sinistra a terra ed espirando apri verso l'alto il braccio destro, manda in basso le spalle, allontanale dalle orecchie. E poi lascia scivolare la mano destra sotto il braccio sinistro, vada ad intrecciare all'esterno del ginocchio sinistro, vieni su con il busto ed espirando entra in torsione verso sinistra. Respira nella posizione, qui manda bene in basso le spalle, continua a crescere verso l'alto e a cercare la posizione attiva, quindi inspirando cresci, immagina di allungarti ed espirando immagina di intensificare la torsione. E poi inspiro, torno al centro, sulle braccia oltre la testa ed espirando di nuovo porto le mani dietro la nuca e porto lo sguardo verso l'alto, chiudo l'addome, provo a crescere ad aprire il petto, la parte alta del petto. E poi riporto le mani in appoggio sulle ginocchia. E da qui immagina di bloccare completamente la zona lombare del ventre, di lavorare solo con la parte alta. E quindi inspirando, prova a portare il petto in avanti, avvicina bene le scapole tra di loro ed espirando, separa le scapole e manda in dentro il petto. E fallo ancora per 3 volte. Inspira. Perfetto, aiutati con le mani e espira, risucchia dentro l'addome, separa bene le scapole. E ancora una, inspira. Ed espira. Inspira, torna in neutro. E da qui mi sposto in avanti e mi vado a portare in posizione del quadrupedia. Punto i piedi e da qui inspiro, porto il petto verso l'alto, crea una grande curva, punto i piedi ed espirando, collo del piede a terra, richiamo bene l'ombelico all'interno, faccio una grande gobba e poi porto i glutei in appoggio sui talloni. E lo facciamo ancora, inspiro, vieni su con un'onda, punta i piedi, apri il petto. Espiro, collo del piede a terra, risucchio, bello l'ombelico, porto su l'ombelico come volerlo far arrivare fino alla colonna, separo bene le scapole e poi vado a portare i glutei in appoggio sui talloni. Fallo ancora per qualche respiro, inspira, crescere.
cresci verso l'alto, espira con il piede a terra di sotto l'ombelico, manda il pupe in avanti e poi spingi con le mani, con l'addome per riportare i glutei in appoggio sui talloni. Fallo ancora, inspira, cresci verso l'alto, espira grande coppa e avvicina i glutei ai talloni. Fallo ancora per due volte. Questi semplici movimenti, lo dico sempre, ti aiutano per iniziare a sincronizzarti con il tuo respiro. Quindi non cercare nulla in particolare, non esagerare il movimento, semplicemente senti il tuo corpo, inizia a sentire come si muove. E poi da qui inspiro, torno in quadrupedia. Porto su la mano destra, distendo il braccio destro davanti a me, distendo la gamba sinistra indietro, punto il piede, inspiro, sollevo verso l'alto ed espirando risucchio l'ombelico e unisco gomito e ginocchio. E ancora, inspiro, distendo, allungo, espiro, gomito e ginocchio. Inspiro, distendo ed espiro, gomito, ginocchio, risucchia bene l'ombelico all'interno, prova a sentire la stessa sensazione di prima. E poi inspiro, distendo, se voglio resto qui, se voglio con la mano destra vado ad afferrare il piede dietro di me e apro. Respira nella posizione, il pollice verso l'alto, questo ti permette di aprire la spalla. E poi inspiro, distendo, gamba e braccio e riporto a terra la mano e il ginocchio. Punto i piedi, avvicino i glutei ai talloni, inizio a distendere le gambe verso l'alto, a portare gli ischi verso l'alto e fai qualche piccolo passo sul posto. Entra nel tuo primo Adho Mukha di oggi senza forzare nulla, prova a fare dei piccoli passi sul posto. Lo sguardo è verso gli alici. Non è importante che i talloni non tocchino terra, va benissimo qualsiasi variante. Inizia a prendere contatto con questa posizione, restaci ancora per qualche respiro. Prova a registrare qualsiasi informazione, inizia a sentire la parte destra e sinistra del corpo. E poi riporto le ginocchia a terra e lo rifacciamo a sinistra. Inspiro, porto sul braccio sinistro, distendo la gamba destra, inspiro, cresco, espiro, richiamo gomito e ginocchio al petto. Inspiro, distendo, espiro, risucchio dentro l'ombelico e gomito e ginocchio a contatto. Inspiro, distendo, espiro, l'ultima, gomito e ginocchio a contatto. Inspiro, distendo ed espirando, mano a terra, ginocchio a terra, punto i piedi, glutei in appoggio sui talloni, distendo le gambe sugli ischi, apri. Resta ancora nella posizione per qualche respiro. Prova a sentire la differenza tra il lato destro e il sinistro del corpo. Porta lo sguardo verso gli alici. E poi da qui, inspirando, porta su la gamba destra ed espirando, lascia scivolare il ginocchio verso il petto e porta il corpo in tavola. Lo facciamo ancora per due volte. Inspiro sulla gamba destra. Espiro, ginocchio al petto, corpo in tavola, separa bene le scapole. Inspiro, torno su e ancora. Espiro, ginocchio al petto, corpo in tavola, separa bene le scapole, come se volessi spingere il tappetino lontano da te. Inspiro sulla gamba destra ed espirando, questa volta porto il ginocchio destro a terra, la mano destra va leggermente in avanti ed espirando mi giro a guardare la mano sinistra davanti a me. Porta la punta del piede sinistro verso di te, separa bene le spalle. Prova a creare un'unica linea gambe, un'unica linea mano, spalla e il braccio sinistro. E poi riporto a terra le mani, riporto il ginocchio al petto e su la gamba destra. E la gamba destra scende e va accanto alla sinistra. E da qui inspiro, vengo in tavola. Espiro, scendo ginocchia, petto e mento, gomiti stretti. Inspiro con un'onda, vengo in avanti, faccio un piccolo cobra, Bhujangasana. Espiro,
Adunca sugli ischi. Respira nella posizione. Prova a sentire ogni movimento che fai, prova ad accorgerti se sei presente, se rimani, se riesci ad essere presente sempre e in contatto con il tuo respiro. Inspira sulla gamba sinistra ed espirando, ginocchio al petto, corpo in tavola. Ancora, inspiro sulla gamba sinistra, espiro, ginocchio al petto, corpo in tavola. Separa bene le scapole, inspiro sulla gamba sinistra, espiro di nuovo, ginocchio al petto, corpo in tavola. Inspiro, porto su ed espirando, questa volta porto il ginocchio a terra, porto la mano sinistra in appoggio in avanti ed espirando mi giro a guardare la mano destra oltre la testa, appoggio bene il tallone, separo bene le spalle, le scapole tra di loro, le mani sono distanti, lo sguardo è oltre il braccio destro. Respira nella posizione e poi ritorna al centro con le mani, richiama il ginocchio sinistro al petto, porta su la gamba sinistra e la gamba sinistra va accanto alla destra. E da qui inspiro, vengo in tavola, espirando scendo ginocchia, petto e mento, gomiti stretti. Inspiro con un'onda, vengo in avanti, faccio un piccolo cobra. E poi porto le ginocchia a terra, gli ischi verso l'alto e torno in Adunka Svanasana. Respira nella posizione e poi inizio a fare qualche piccolo passo riportando i piedi tra le mani. Lascia i piedi distanti quanto le anche e lascia scendere il centro della testa verso il basso, se hai bisogno afferra i gomiti, se hai bisogno piega le ginocchia, qualsiasi variante abbia deciso, voglia di fare oggi, va bene. E poi sciogli l'intreccio delle braccia se le hai afferrate, inizia a risucchiare l'ombelico e a tornare in Tadasana. E da qui unisci i piedi, inspira, porta sulle braccia oltre la testa ed espirando scendi, Uttanasana, centro della testa verso il basso. Inspiro, allungo la schiena, la rendo parallela al pavimento ed espirando faccio un lungo affondo con la gamba destra, porto il ginocchio destro a terra, mi aiuto con le mani, inspiro, vengo su con il busto e poi porto le braccia verso l'alto, mando in basso le spalle, senti la chiusura dell'addome, quindi prova a non cadere in avanti ma a tenere, ad attivare bene il quadricipite sinistro. E poi riporta a terra le mani ed espirando scendi ginocchio aperto e mento gomiti stretti. Inspiro, vieni in avanti, fai un piccolo cobra, apri il petto, mantieni i gomiti stretti. Espirando sugli ischi, Adunka. Inspiro, porto sulla gamba destra ed espirando ginocchio al petto, corpo in tavola. Inspiro, torno su. Espiro, piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra. Inspiro, vengo su con le braccia ed espirando apro i gomiti verso l'esterno. Anche qui prova a non cadere in avanti ma a tenere la posizione attiva, le anche sono bene in allineamento. Prova a sollevare le dita del piede destro per accorgerti se le stai chiudendo, stringendo. E poi riporta le mani a terra e aiutati con le mani a portare il piede sinistro accanto al destro. Inspiro, distendo la schiena, Ardha Uttanasana, espiro Uttanasana, centro della testa in basso. E snocciolo vertebra dopo vertebra e torno su, Tadasana. Porta le mani al cuore, chiudi un attimo gli occhi. E semplicemente per qualche respiro, prova a sentire il radicamento a terra. Prova a sentire se c'è qualche differenza tra la parte destra e sinistra del corpo, se puoi notare qualsiasi differenza. Prova a calmare il respiro, a riprendere contatto con lui. Questa è la posizione della montagna, una posizione in cui i piedi sono ben saldi a terra e il centro della testa cresce verso l'alto. E poi apri gli occhi, inspira, porta sulle braccia oltre la testa ed espirando scendi Uttanasana. Inspira, distendi la colonna, Ardha Uttanasana.
Uttanasana ed espirando ginocchio sinistro a terra, inspiro cresco verso l'alto con le braccia, mando in basso le spalle, mantieni le braccia attive, forti, le dita ben distanti tra di loro, espira nella posizione, prova a non ruotare il busto, le anche, ma a rimanere ben centrati. E poi espirando riporta a terra le mani e scendi ginocchio aperto e mento, gomiti stretti. Inspiro, vieni in avanti, fai un'onda, fai un piccolo bujangasana, manda indietro le spalle, attiva bene le braccia, le gambe. Ed espirando quadrupedia e ad un mukhasvanasana, mischi verso l'alto. Cane, faccia in giù. E poi inspiro sulla gamba sinistra, espiro ginocchio, il petto corto in tavola. Inspiro, torno su. Ed espirando piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, vengo su con il busto, su con le braccia, espiro, apro i gomiti verso l'esterno, resta nella posizione. Senti cosa stai lavorando, quindi stringi bene le scapole tra di loro e senti l'apertura del petto, le mani sono aperte, le dita sono ben distanti. E poi riporta a terra le mani, punta il piede destro raggiunge il sinistro, testa verso il basso, Uttanasana. Prenditi ancora qualche attimo, inspira, prendi la schiena parallela al pavimento, e espiro, Uttanasana, testa verso il basso, snocciolo vertebra dopo vertebra e torno su. E da qui inizio ad unire i piedi, ad avvicinarli tra di loro. Inspiro, piego le ginocchia. Non troppo se le ginocchia vanno oltre la punta dei piedi, quindi io devo vedere le mica. Porto il petto verso l'alto, mando in basso le spalle, stringo bene le ginocchia tra di loro come se ci fosse qualcosa che voglio tenere e sostenere tra le ginocchia. E poi intreccio le dita dietro la schiena, le braccia, inspiro. Ed espirando porto giù il busto, distendo le gambe, le mani vanno verso l'alto, sono unite. E ancora sciolgo l'intreccio, inspiro, posizione della sedia, Uttanasana. Porto le braccia dietro, intreccio le dita, inspiro, apro il petto, espiro giù il busto, giù la schiena, giù la testa. Le mani sono vicine, strette tra di loro, vanno verso l'alto. Fallo ancora una volta, sciogli l'intreccio, inspira, vieni su, posizione della sedia, ricordati di guardare la punta del piede, cioè le ginocchia non devono andare in avanti, come se volessi sederlo. E poi intreccio dietro le mani, inspiro, apro il petto, espiro, scendo in avanti, distendo le gambe, giù la testa. E poi sciolgo l'intreccio, inspiro, posizione della sedia, Uttanasana. Questa volta vado a portare entrambe le mani all'esterno del ginocchio sinistro e sono in torsione laterale verso destra. Decido la mia variante, se voglio sto qui e apro il braccio destro indietro, se voglio intensificare porto il gomito sinistro e porto il petto verso le mani. Scegli la tua variante, non forzare nulla, resta nella posizione qualsiasi essa sia. E poi inspirando torna al centro, porta le mani a terra, distendi le gambe, giù la testa. Inspiro, Ardha Uttanasana ed espirando faccio due passi indietro e scendo ginocchia, petto e mento, gomiti stretti. Inspiro, vengo in avanti con un'onda, apro il petto, Bhujangasana, espiro, Adho Mukha, ischi verso l'alto. Respira nella posizione. Hai bisogno di tirare fuori aria, prova a farlo con la bocca indirizzando l'aria in eccesso verso gli alluci, proprio come se volessi svuotarti, prova a svuotarti di qualsiasi cosa in eccesso, pensieri, paure. Respira, prova a calmare il respiro e a riconnetterti con lui. E poi da qui inspira, porta su la gamba destra ed
espirando porta il piede destro tra le mani, il ginocchio sinistro va a terra e da qui inspiro, vengo su con le braccia, vado a portare le mani in appoggio dietro la nuca e porto i gomiti verso l'alto. Respira nella posizione, prova a chiudere l'addome, quindi l'ombelico va all'interno, come abbiamo fatto all'inizio, prova a crescere verso l'alto con il cuore e quindi a portare questa parte ad aprirsi, la parte alta del petto, del torace. E poi inspira sulle braccia ed espirando le lascio scivolare indietro, intreccio le mani, inspiro, apro il petto ed espirando mi sposto in avanti con il busto. Le mani sono bene attive e tirano indietro. Inizia a puntare bene il piede destro, la punta del piede sinistro, solleva il ginocchio, resta basso con il busto. Respira nella posizione, allungati in avanti, senti il centro della testa arrivare in avanti. Respira nella posizione, prova a sentire la stabilità della posizione. E poi aiutati con le mani, inspira, vieni su con il busto, sciogli l'intreccio, porta sulle braccia oltre la testa e da qui porta le mani al cuore, distendi la gamba destra, ruota, appoggia il tallone sinistro, allinea bene le anche, inspiro, cresco verso l'alto, espiro, vado in avanti, porto le braccia lungo i fianchi. Respira nella posizione, prova ad andare indietro con l'anca destra, in avanti con l'anca sinistra. Separa bene le dita del piede destro, quindi prova proprio a sollevare le dita del piede per vedere se il tuo piede cambia, se si appoggia in modo diverso a terra. Respira nella posizione. E poi da qui, se puoi, intreccia le mani dietro di te, piega il ginocchio destro e vai a portare il piede sinistro accanto al destro, distendi le gambe, inspiro, apri il petto, portalo verso l'alto ed espirando giù con il busto, su con le mani, giù la testa. E poi sciogli l'intreccio, riporta le mani a terra, snocciola vertebra dopo vertebra e torna su. Tadasana, la posizione della montagna. Inspira, porta su il ginocchio sinistro, inizia ad aprire bene le dita del piede destro ed espirando fai un lungo affondo indietro con controllo. Inspiro, porto su le braccia oltre la testa ed espirando vado a portare la mano sinistra a terra e mi giro a guardare la mano destra oltre la testa. Senti la torsione dal centro dell'addome, separa bene le braccia tra di loro, separa le mani, le dita della mano a terra, crea una base solida per la mano. E poi per tre volte espiro, piego il ginocchio sinistro, vado a cercare con la mano destra il piede ed espirando distendo la gamba destra e allungo il braccio destro in avanti. Inspiro, piego il ginocchio, cerco il piede, espiro, allungo in avanti il braccio destro e distendo la gamba. Inspiro, piego e cerco il piede, espiro, allungo e porto la mano destra in avanti. Questa volta mi ruoto verso sinistra e quindi vado a portare le punte dei piedi all'interno, i talloni all'esterno e vado a portare il centro della testa verso il basso. Le mani puoi portarle dove vuoi, se vuoi indietro, se vuoi afferrano le caviglie, altrimenti resta con il busto parallelo al pavimento, va bene qualsiasi variante. Le gambe sono ben distese, attive, i piedi ben saldi a terra. E poi da qui attiva bene l'addome, inspirando risucchialo verso l'interno, porta questa volta i talloni rivolti verso l'interno, le punte dei piedi verso l'esterno, inspiro, cresco verso l'alto ed espirando scendo con le ginocchia piegate. Manda in basso le spalle e le mani sono al cuore. E lo facciamo ancora. Inspiro, distendo, porto su le braccia. Espira, piega e scendi con il bacino. Ancora. Inspiro, vengo su. Espira, scendi. Prova a farlo ancora due volte. Prova a chiudere gli occhi e vedere cosa cambia. Inspira, cresci verso l'alto. Espira, piega le ginocchia. Ancora una. Inspira ed espira, scendi.
e poi distendo le gambe, apro gli occhi, porto il tallone sinistro verso il fondo, apro le braccia all'esterno ed espirando mi allungo in avanti e poi vado a portare la mano destra verso terra, la mano sinistra verso l'alto dentro il Trikonasana. Non è importante toccare terra, quello che ci interessa è avere le gambe ben distese, quindi se sto qui va benissimo. Ci ricordiamo che yoga non è arrivare a toccarsi il piede o afferrare l'alluce, ma è accorgerci di ciò che il nostro corpo ci permette di fare oggi e accettarlo. E poi attivo bene il quadricipite destro, inspiro, vengo su, questa volta lo piego, disegno un cerchio con le mani, riporto le mani a terra e porto il piede destro direttamente accanto al piede sinistro, ad Mukha. Respira nella posizione e poi da qui facciamo un vinyasa, inspiro vengo in tavola, espiro scendo ginocchia, petto e mento, gomiti stretti, inspiro con un'onda vengo in avanti, apro il petto, Bhujangasana, e espiro ad Mukha. Respira nella posizione, riprendi contatto con lei, con il respiro. E poi inspira sulla gamba destra, espiro ginocchio al petto, resta in tavola e per tre volte separa e allontana le scapole e torna. Espira, separa e allontana le scapole e torna. E l'ultima, separa e allontana le scapole e torna. E poi separo, creo spazio, porto il piede destro tra le mani. Inspiro, vengo su con le braccia, porto le mani al cuore, distendo la gamba destra, ruoto e appoggio il tallone sinistro. Questa volta mi sposto inspirando in avanti con il busto, intreccio le dita delle mani dietro di me, piego il ginocchio destro e da qui inizio a spostare il peso del corpo in avanti, a sollevare la gamba sinistra. Se questa variante è troppo difficile, troppo intensa per oggi, porta le mani al cuore. Attiva bene il tallone sinistro che spinge verso il fondo e separa bene le dita del piede destro. E poi ritorna con il piede sinistro a terra, chiudi un attimo gli occhi, porta le mani al cuore, respira nella posizione, calma tutto. E poi inspiro sulle braccia oltre la testa, espiro scendo Uttanasana. Inspiro allungo la schiena, la distendo parallela al pavimento ed espirando faccio due passi, porto direttamente gli dischi verso l'alto ad Mukha. E poi porto le ginocchia a terra, i glutei in appoggio sui talloni, la fronte a terra e mi fermo un attimo in balasana. Approfitta di queste posizioni in cui calmiamo il respiro, in cui ci fermiamo, per accorgerti del tuo corpo, per accorgerti di cosa hai lavorato. Finora abbiamo lavorato solo una parte del corpo e quindi probabilmente potrai sentire una differenza tra il lato destro e sinistro. Prova semplicemente ad accorgerti di com'è il tuo corpo, di come si sente. E di cosa stai portando nella pratica oggi? Come stai affrontando la pratica di oggi? E poi da qui torna, inspira, torna in quadrupedia, punta i piedi, espira, porta su gli dischi, ad Mukha. Fai qualche passo, riporta i piedi tra le mani, unisci gli alluci, lascia un piccolo spazio tra i talloni, inspiro, piego le ginocchia, giù il bacino, su le braccia come prima. Guarda la punta del piede, quindi puoi vedere gli alluci. Se non li riesci a vedere, manda indietro le ginocchia. E poi inizia a portare su il petto, sullo sguardo, respira nella posizione. E con la prossima espirazione scegli la tua variante. Di torsione a sinistra, se vuoi porta i palmi all'esterno della mano, del ginocchio sinistro e apri la mano sinistra dietro di te. Se vuoi intensificare, porta il gomito destro in appoggio all'esterno del ginocchio sinistro e vai a portare il cuore verso le mani. Scegli la tua variante, va bene qualsiasi cosa. E poi torna al centro, giù le mani, giù la testa, distendi le gambe, Uttanasana.
Inspira, Ardha Uttanasana, schiena parallela al pavimento. Ed espirando faccio due passi, scendo ginocchio aperto e mento, gomiti stretti. Inspiro, corona, vengo in avanti, faccio un gallavano, piccolo cobra, inspiro. Espiro, Adho Mukha. Inspira, porta su la gamba sinistra oltre la testa. Ed espirando, ginocchio al petto, corpo in tavola. E lo facciamo ancora. Inspiro su, espiro, ginocchio al petto, corpo in tavola. L'ultima volta. Inspiro su, espiro, ginocchio al petto, corpo in tavola. Porto il piede sinistro tra le mani. Il ginocchio destro va a terra. Inspiro, cresco con le braccia oltre la testa. E questa volta vado a portare le mani in appoggio al centro della schiena. I gomiti verso l'alto. E anche qui provo a non cadere, a non ruotarmi verso destra, ma a rimanere ben centrata, a non cadere in avanti, ma ad attivare i quadricipiti, i glutei, i piedi. E provo a portare il petto verso l'alto, quindi come prima cresci con la parte alta del petto e prova ad immobilizzare la zona lombare. E poi da qui inspira su con le braccia, riporta le mani indietro, intreccia le braccia dietro di te, inspira apri il petto ed espirando porta il busto in avanti. E da qui punta il piede destro, solleva il ginocchio da terra e stai nella posizione. Respira, manda in basso il busto, attiva bene le gambe. E poi inspirando torna su con le braccia, su con il busto, porta le mani al cuore, distendi la gamba sinistra, ruota, appoggia il tallone destro, allinea bene le anche, inspira, cresci verso l'alto ed espirando porta il busto in avanti. Il centro della testa va in avanti e se vuoi puoi portare le mani, le braccia dietro di te, lungo i fianchi, se vuoi puoi provarle anche ad afferrare. E poi piega il ginocchio sinistro, porta il piede destro accanto al piede sinistro, distendi le gambe giù la testa, Uttanasana con l'intreccio delle mani dietro la schiena e poi sciogli l'intreccio, riporta le braccia verso il basso e snocciola vertebra dopo vertebra, torna su, porta le mani al cuore, chiudi un attimo gli occhi, manda in basso le spalle, inizia a portare il peso del corpo verso sinistra, quindi separa bene le dita del piede sinistro. Porta il ginocchio destro al petto ed espirando lungo a fondo indietro con la gamba destra. Inspiro su con le braccia ed espirando vado a portare la mano destra a terra e mi giro a guardare la mano sinistra oltre la testa. Come prima prova a sentire bene la spinta della mano destra a terra, separa bene le dita e allontana bene la spalla destra. Crea un'unica linea delle mani. Delle mani e delle spalle e spingi bene con il tallone destro verso il fondo e per tre volte espiro porto il ginocchio destro a terra, vado a cercare con la mano il piede ed espirando distendo la gamba sinistra e porto la mano sinistra in avanti, lo faccio ancora una volta, ancora due volte, inspiro piego e espiro allungo e ancora inspiro piego e espiro allungo. E questa volta mi giro completamente verso destra, porto i talloni verso l'esterno e le punte dei piedi verso l'interno. Giro così. Respira nella posizione e anche qui cerca la tua variante delle mani. Vanno bene indietro, vanno bene ad afferrare le caviglie, gli alluci. Lascia cadere il centro della testa verso il basso, qualsiasi variante delle braccia. Inspira nella posizione, attiva bene i quadricipiti, senti l'allungamento della parte posteriore del corpo e poi risucchia l'ombelico, vieni su, porta i talloni verso l'interno, inspira su con le braccia ed espirando giù il bacino, piega le gambe e porta le mani al cuore. Questa volta lo rifacciamo direttamente ad occhi chiusi e ogni volta che inspiri prova ad inspirare energia positiva, quindi qualsiasi cosa che in questo momento ti riempie, ti dà gioia ed espirando prova ad eliminare qualsiasi cosa tu non voglia in questo momento. Lo facciamo ancora due volte, inspira
Espira, butta fuori, lascia andare. E ancora una. Inspira. Espira, butta fuori e lascia andare. Resta in piegamento. E poi distendi le gambe, ruota il tallone destro verso l'esterno, apri le braccia ed espirando porta la mano sinistra verso il basso, la mano destra verso l'alto. E sei in Trikonasana. Attiva bene i quadricipiti e senti l'allungamento del fianco. Respira nella posizione. Prova a sentire il lavoro delle gambe, l'apertura del petto. Respira. E poi attiva bene il quadricipite sinistro. Inspiro, vieni su. Piego il ginocchio sinistro, disegno un cerchio con le mani, riporto le mani a terra e il piede sinistro va direttamente accanto al destro. Adho Mukha. Resta nella posizione. E poi inspiro sulla gamba sinistra, espiro piede sinistro tra le mani, vengo su con le braccia, porto le mani al cuore, distendo la gamba sinistra, ruoto e appoggio il tallone destro, inspiro mi allungo in avanti, piego il ginocchio sinistro, mi aiuto per entrare in Virabhadrasana 3, attivo bene la gamba destra. E da qui provo a cambiare, se voglio, la variante delle mani, se voglio intreccio le mani dietro la schiena, allungo. Apri e separa bene le dita del piede sinistro, attiva bene la gamba. E spingi con il tallone destro, cerca il tuo equilibrio. E poi riporto a terra il piede destro e scendo con il busto verso il basso, il centro della testa in basso. E poi riporto anche a terra le mani. E facciamo l'ultimo vinyasa di oggi. Inspiro, prendo la schiena parallela al pavimento ed espirando faccio due passi e scendo ginocchia, petto e mento, gomiti stretti. Inspiro, scivolo in avanti, fai un piccolo quadra e espiro Adho Mukha. Inspira dal naso e tira fuori l'aria dalla bocca per tre volte. Inspira. Fuori l'aria dalla bocca. Fallo ancora due volte. Inspira. Fuori l'aria dalla bocca. E l'ultima volta. E poi porta le ginocchia a terra. Porta le ginocchia in appoggio sui talloni, la fronte a terra. E da qui resta qualche respiro. Scegli dove portare le braccia, se vuoi un braccio avanti a te, se vuoi lungo i fianchi. Respira nella posizione, calma, respira. Prova ad accorgerti se adesso è cambiato qualcosa, se senti più equilibrio nella parte destra e sinistra del corpo. Sei equilibrato un po' il lavoro che hai fatto da una parte e dall'altra. E poi da qui, inspirando, torno in alto con il busto e vado a portare i glutei in alto, quindi sono in alto con i glutei, punto i piedi, le gambe sono a 90 gradi e da qui inizio a spostarmi in avanti e a camminare in avanti con le mani. Non cambiamo le anche, quindi le anche e le ginocchia rimangono piegate a 90 gradi. Quello che andiamo a fare è spingere, portare in avanti e in basso il petto. Qualsiasi variante va bene, puoi appoggiare la fronte a terra. Puoi anche rimanere più in alto, quindi i gomiti sono a terra. E lavoro per aprire comunque il petto se questa posizione è troppo intensa. Ascolta il tuo corpo, non esagerare, non c'è bisogno. E poi il collo del piede va a terra e con un'onda mi vado a sdraiare a terra mantenendo i gomiti in appoggio. Separo bene le dita delle mani e da qui attivo bene il collo del piede ed inspirando vengo su. E da qui mando in basso le spalle, è una posizione attiva, quindi non cado sui gomiti, ma attivamente vengo su,
mando indietro le spalle, stringo bene le scapole tra di loro, attivo bene la zona lombare, addominale, il collo del piede. E poi torno a terra con un mento, vado a portare le braccia lungo i fianchi, i palmi rivolti verso l'alto, chiudo e stringo e avvicino bene i piedi, il mento è verso il petto e da qui inspirando inizio a sollevare i piedi e con la prossima inspirazione porto su anche il petto e le braccia. Provo a portare le mani attive, respirare la posizione, come se volessi attivamente spingere verso l'alto con i palmi. Ancora un respiro ed espirando ritorno a terra, porto le mani accanto al petto, torno in quadrupedia e in balasana. Gli ischi in appoggio sui talloni, fronte a terra. Ed espira, calma tutto. Inspirando torno su con il busto, vado a distendere le gambe, mi vado a sedere sui glutei, attivo bene le gambe, inspiro, porto il ginocchio destro verso il petto ed espirando porto il piede all'esterno della gamba sinistra, inspiro cresco verso l'alto, espiro entro in torsione verso destra, respira nella torsione, se vuoi afferra il ginocchio per portarlo al petto, attiva bene la gamba sinistra. E le torsioni che andiamo a fare adesso ci aiutano a riequilibrare un po' e a tornare un po' ad allineare la colonna dopo queste aperture che abbiamo fatto oggi. E poi inspiro, torno al centro, riporto la gamba destra accanto alla sinistra, inspiro, richiamo il ginocchio sinistro e porto il piede sinistro all'esterno della gamba destra. Attivo bene la gamba destra, inspiro, cresco con la mano sinistra e porto la mano sinistra dietro la schiena. Entro in torsione verso sinistra, se voglio afferro il ginocchio, lo porto verso il cuore, se voglio porto il braccio all'esterno. Resta nella torsione, prova a non cadere ma a rimanere alto, attiva bene il quadricipite destro. E poi inspira, torna al centro, porta il piede sinistro accanto al piede destro, porta le piante dei piedi a terra e porta i glutei in appoggio al centro del tappetino, quindi spostati in avanti e da qui espirando con controllo snocciola vertebra dopo vertebra e riporta la schiena a terra. Mantieni le ginocchia a contatto e lascia camminare i piedi verso l'esterno del tappetino. Le ginocchia sono a contatto, le spalle sono a terra, i palmi sono rivolti verso l'alto, le braccia lungo i fianchi. E con questa posizione andiamo a neutralizzare, a rilassare un po' la zona lombare, quindi le ginocchia restano bene a contatto. I piedi sono all'esterno, quindi sono vicini, sono molto lontani. E poi da qui porta le braccia all'altezza delle spalle e vai a sovrapporre il braccio destro sopra il sinistro e lasciali semplicemente cadere all'esterno. Non attivare nulla in questa posizione, semplicemente lascia che le braccia si intreccino. Lasciali cadere completamente come se fosse un abbraccio. E poi facciamo cambio, quindi inspirando apriamo grandi le braccia ed espirando la sinistra va sopra la destra, le lascio cadere un abbraccio. Ginocchio sono sempre a contatto, espirare la posizione,
iniziare a sentire la chiusura, questa volta della parte anteriore del tuo corpo, dopo aver aperto, accolto. Adesso stiamo chiudendo, stiamo riequilibrando. E poi apro le braccia all'esterno, torno a unire sia le ginocchia che i piedi, ed espirando lascio cadere le ginocchia verso sinistra, la spalla destra resta in appoggio a terra, lo sguardo è verso destra, resta nella torsione, chiudi gli occhi, se vuoi intensificare porta a portare le ginocchia verso il gomito sinistro, se vuoi intensificare ancora perché è parte della tua pratica puoi distendere le gambe, altrimenti resta con le gambe piegate. Godi di questa torsione, non controllare nulla, lascia libera la spalla destra di cadere verso il basso. E poi inspirando richiama le ginocchia al petto ed espirando lascia cadere le ginocchia verso destra, la spalla sinistra è bene in appoggio a terra, lo sguardo è verso sinistra e come prima scegli la stessa variante che hai scelto per il lato sinistro, quindi se vuoi intensificare porta le ginocchia verso il gomito destro e se vuoi puoi distendere le gambe, altrimenti resta qualsiasi variante. Lascia libera la torsione, non cancellare nulla. E poi riporto le ginocchia al petto e questa volta le afferro, le abbraccio e lascio avvicinare il mio petto. Porta il mento verso il petto, lascia a contatto il sacro, la zona lombare a terra. E da qui fai delle circonduzioni verso destra e verso sinistra con le ginocchia, semplicemente per dare un po' un massaggio alla zona lombare che abbiamo sollecitato oggi. Poi da qui decidi come finire con la posizione, quindi se vuoi porta su le gambe, distese oltre la testa, manda in basso le spalle, se vuoi lascia scivolare i piedi oltre la testa e se è parte della tua pratica porta le mani in appoggio dietro la zona lombare e porta su le gambe oltre la testa. Qualsiasi variante va bene stare qui per 5 respiri e poi torno a piegare le ginocchia, mi prendo una felpa o una coperta e facciamo gli ultimi 10 minuti di pratica, 5 minuti di pratica, distendo le gambe, lascio cadere i piedi all'esterno, le braccia sono lungo i fianchi, i palmi sono rivolti verso l'alto e sono nell'ultima posizione che è lo Shavasana e chiudi gli occhi. Una posizione in cui quello che andiamo a fare è provare a rimanere immobili con il nostro corpo e in cui proviamo a lavorare con la nostra attenzione, con la nostra mente. E quindi continua a rimanere sdraiato a terra, con i piedi che cadono verso l'esterno, i palmi verso l'alto, gli occhi chiusi.
qualche respiro, semplicemente prova a prendere contatto con il tuo corpo, semplicemente percependolo in appoggio a terra, provando a percepire la temperatura, il materiale che è in contatto con il tuo corpo. Inizia dal basso verso l'alto a percorrere il tuo corpo con la tua attenzione. Prova proprio a visualizzare, a ricostruire le parti del tuo corpo, a partire dai piedi, come se volessi ricostruire un'immagine, l'immagine di te stessa sdraiata a terra. Quindi attraversa le gambe, vieni su verso le ginocchia, poi il quadricipite. Poi i glutei. E poi le curve della tua colonna, prova a ripercorrerle dal sacro. Alla parte alta della schiena, le spalle, senti le braccia, le mani, le dita. E poi il collo, la testa, prova anche a visualizzare il tuo volto, le labbra, i denti, la lingua, le guance, gli occhi. Prova per un attimo a guardarti dall'alto e quindi a rivedere il tuo corpo completamente sdraiato e rilassato a terra. Prova a visualizzarti dall'alto. Il tuo corpo completamente rilassato e pesante a terra. Inizia a prendere contatto con il respiro e a sentire il respiro che muove attraverso il tuo corpo. Mentre se ne va altrove, inizia a seguire i tuoi pensieri, prova a fermarti, a riportare l'attenzione verso il respiro, quindi fai che il tuo respiro sia un'ancora alla quale aggrapparti ogni volta che la tua attenzione vuole andare via, vuole portarti altrove. E per qualche istante resta un ascolto del tuo respiro, provando a non inseguire i tuoi pensieri, ma provando a rimanere nel momento presente, in contatto con il tuo respiro. Non giudicarti se la tua mente ti porta altrove. Semplicemente accorgiti della natura della nostra mente, che è quella di divagare, stare sempre a pensare, essere sempre attiva. Accorgiti che forse il respiro si è fatto un po' più lento, un po' più calmo, più profondo.
percepire quali sono gli effetti che stai sentendo a livello emotivo della pratica di oggi, cosa ha suscitato in te la pratica di oggi. Inizia a risvegliare il tuo corpo facendo dei piccoli movimenti, delle mani, dei piedi, la testa forse da un lato all'altro, mantieni ancora gli occhi chiusi, prova a non aprirli ancora, lasciati guidare dai tuoi sensi. Rispetta i tuoi tempi, rispetta ciò che il tuo corpo ti dice di fare adesso. E risvegliarlo con dolcezza. E nel rispetto dei tuoi tempi porta le ginocchia al petto. E lasciati cadere completamente sul fianco destro. Resta qualche respiro con gli occhi chiusi, completamente sul fianco destro. E poi piano piano, ancora mantenendo gli occhi chiusi, torna a sederti in Sukhasana, quindi in posizione comoda con le gambe incrociate, come abbiamo iniziato la pratica di oggi. Porta il dorso della mano sinistra in appoggio sul palmo della destra e a disegnare come un cerchio con le braccia. Prenditi ancora un istante per chiederti di come stai nel tuo corpo adesso, dopo la pratica. E riporta un attimo l'attenzione all'intenzione per la quale hai praticato. Inspira, si ritraccia oltre la testa, unisci i palmi ed espirando lascia le scendere fino ad arrivare al cuore. E renditi grato, ringraziati per il tempo che ti sei dedicato oggi e per averlo condiviso con tantissime altre persone e con me. Grazie. Allora, no, oggi non stacco subito perché mia sorella mi ha strillato e ha detto che devo aspettare un attimo che... Grazie, grazie Sere, grazie Atena, grazie mille. Buona serata. addirittura! Grazie, namaste.